Beh, veramente noi abbiamo accettato di buon grado, grazie anche al dottor Riccardo Cristiano che ha scelto Carpanzano per la presentazione di questo libro e ho avuto modo di leggerlo e non nascondo che ho provato anche una certa commozione perché sono periti giovani della mia età allora, perché io il 61 avevo 17 anni e ho diciamo, visto di persona quasi. Ho assistito attraverso i telegiornali, le testate giornalistiche dell'epoca a questo triste evento, a un evento luttuoso. Io, se mi consenti, e lo dirò anche nel mio intervento, oggi 19 di ottobre, nella sala consiliare, che ritengo quella deputata al dibattito democratico e così via, istituzionalmente la più indicata. Dirò che questo inciso che qualche anno dopo la tragedia, esattamente nel 1965, la squadra di calcio del Carpanzano, della quale anch'io facevo parte, ero giovane virgulto, consentimi la terminologia, andammo a giocare a decollatura con lutto a braccio e osservammo anche prima del calcio d'inizio un minuto di raccoglimento e in quel momento. E la nostra mente andò a ritroso ripensando a quella classe, a quella giovane generazione che non c'era più e immaginavamo che ancora corresse dietro ad un pallone sui campi verdi del cielo, per come l'autore ce lo descrive nel suo libro. Per quanto riguarda le ferrovie, noi come amministrazione comunale, e devo fare un plauso soprattutto al sindaco Vigliaturo perché abbiamo sempre posto l'accento proprio a chiare note sulle diseconomie delle ferrovie, sul fatto che non ha avuto mai, diciamo, un ruolo di prestigio nel panorama regionale calabrese. Anche abbiamo insistito per l'allargamento, diciamo, della Presila e della stessa Valle del Savuto, questa valle che a volte sembra un abisso, ma queste civili contrade abitate da noi altri, diciamo, dovrebbero essere più focalizzate da parte della classe politica che a mio avviso fino ad oggi ha avuto una certa idea, diciamo, e sono critico su questo perché ha avuto sempre una politica mistica e contemplativa del territorio che tutto ha guardato e nulla ha fatto. Noi auspichiamo per questa Valle Savuto uno sviluppo moderno che possa, diciamo, correre a passo con i tempi. E io delle massime ne faccio anche tesoro, perché il grande Nelson Mandela diceva che il vincitore è un sognatore che non ha mai mollato.